sarà il saggio di fine anno dei ragazzi del Drama Teatro Studio. Dopo aver lavorato a lungo per un anno intero e dopo avermi sopportato per tanto tempo, rivedrete in scena e sono molto contento, insomma, di aver riportato i ragazzi dopo un anno in scena. Saranno moltissimi quest'anno, uno spettacolo molto lungo. Siamo il secondo spettacolo dopo Ben-Hur e sono contento, insomma, sono molto contento. Raccomando, quando seguite i social del Drama, seguiteci perché ci saranno tutti gli spettacoli e veniteci a trovare, insomma. Progetti futuri? Spettacoli di produzione Drama, cortometraggi, preparazione di attori per progetti esterni, festival nazionali e quant'altro. Insomma, sono questi i progetti del Drama Teatro Studio. Pazzesco, mamma mia, dovete sapere che io ho sempre voluto fare l'attore, no? E quando ero un po' più giovane mandavo sempre i curriculum nelle scuole, le accademie, no? E non mi hanno mai preso. Però ho capito qual era il problema, che praticamente mandavo per sbaglio il curriculum di mia madre. E quindi, ora lei è una grande attrice però, forse l'avrete vista qualche volta in Rai, sarà capitato sicuramente. Però non è che mi sono arreso, cioè nel senso io ho continuato a fare, a mandare. Alla fine ho trovato uno spazio in questa compagnia che cercavano un inserviente. Mi sono buttato subito. E lo fermai dopo un solo minuto. Cioè lui aveva finito, però non... Lo fermai dopo un minuto e dissi, scusami, amore, io questo non lo posso fare più. Io te ne parlo perché la base di una relazione è appunto il dialogo, ma io questo non lo posso fare più. Non mi raderò più. Come? Stoppa la guerra! Stoppa la fame nel mondo! Scusatemi. Mentre invece la paura della morte mi è venuta proprio alle elementari. Io mi stavo tranquillamente mettendo il bianchetto sulle dita, come i French. E a un certo punto la maestra di colpo apre la porta e dice: fermi tutti, il bianchetto è tossico! Oh mio Dio! Ho cominciato a non sentirmi più parte delle persone che mi amavano. Ho iniziato a smettere di amare. E tutto da un giorno all'altro. Altrimenti questo paese non andrà mai avanti. Al di là della religione, della razza, della pelle, eccetera, eccetera. Li commossi così tanto che mi liberarono. In più, gli offrì anche un buono pro Israele per 2000 euro. I rapitori. No, buttiamo fuori il ragazzino, ma non vi diamo le pistole e non abbiamo più bisogno dell'auto. La polizia. Tenetevi il ragazzino. Io sto in metro e mi devo essere costantemente fermato dalla polizia. Solamente per quei capelli lunghi. Tu stai là e stai di... Allora, io ve li do i documenti, però vi volevo informare che dietro di voi c'è una rapina. Duplice. Con omicidio. Duplice. Che cazzo. E dico, nonna, la sogna è grassa. Oh, poi svegliatevi voi alle 4 di mattina e invece del caffè 3 ore di rosario. Oh, e poi io non so manco la televisione in camera. Al manicomio, non ci vado, manicomio. Non ci vado al manicomio, non ci vado. Io non ci vado al manicomio. Non ci vado al manicomio. Io non volevo pensare a mia madre, allo stronzo di mio padre, ai miei stupidi compagni. Dio, quanto erano stupidi. Sapete, un tempo si chiamava sfruttamento. A me piace chiamarlo ottimizzazione delle risorse. Volete assaggiarvi? Nel 1990 l'omosessualità smette di essere considerata una malattia e diventa semplicemente parte dell'identità di una persona. Spero che quando uscirà là fuori un camion la investa. Va bene? Arrivederci. Niente, questa era la parte comunque finale del pezzo!